Saluto da Ivan Paparelle, ben ritrovati sul nostro canale YouTube. Oggi conosciamo Wiko View 3 Lite, un dispositivo che si va a collocare nella prima fascia del mercato in ragione di una scheda tecnica certamente non potentissima, ma soprattutto di un prezzo di listino fissato in 129 euro, un prezzo che in realtà può essere ulteriormente contenuto. Basta fare un giro ad esempio in rete per trovarlo addirittura a pochissimi euro sopra i 100 euro. Un telefono che riesce però a mantenere inalterate le prerogative di Wiko, perché se ovviamente si ha a che fare con un dispositivo non potentissimo, si ha però la sensazione di un prodotto di qualità, perché se il design probabilmente richiama anche a molti altri telefoni, non è certamente normale trovare finiture di questo tipo, scocche in metallo, la parte posteriore che ha l'unico vero difetto di sporcarsi troppo facilmente, ma anche questa gradazione di colore davvero piacevolissima, che oltretutto riesce a cambiare anche in base all'incidenza della luce. La trovo davvero molto bella e ripeto, non è un dettaglio su un telefono con queste caratteristiche di prezzo. Vediamo allora quali sono le altre specifiche della scheda tecnica. Partiamo dal display, un pannello con tecnologia IPS, la diagonale da 6,09 pollici, la risoluzione è 720x1560 pixel, quindi abbiamo a che fare con un HD Plus. Il rapporto pixel-pollice naturalmente non è altissimo, ma direi che è un pannello con delle caratteristiche adeguate al tipo di prodotto, una buona resa di colore, un livello di luminosità assolutamente nella norma e dettagli che sono certamente comunque ben percepibili. Nella parte superiore abbiamo una fotocamera frontale che viene ospitata in questa piccola goccia nella parte superiore, e c'è anche la capsula auricolare. Nella parte inferiore abbiamo una cornice un pochino più spessa, non c'è una perfetta simmetria tra la cornice superiore e quella inferiore, però tutto sommato il display praticamente va a occupare tutta l'area del frontale. Cosa importante, adesso vi racconto quali sono le specifiche tecniche principali di questo telefono. Vi renderete conto che non è potentissimo, ma c'è una cosa importante: viene utilizzata una distribuzione sostanzialmente stock del sistema operativo Android, ovviamente Android 9, lo vedete anche dall'interfaccia di gestione del sistema operativo, dalla grafica, facendo il classico movimento dal basso verso l'alto si può o richiamare la cartella delle applicazioni oppure attivare il multitasking, ma poi vediamo anche di vedere tutte le altre caratteristiche del sistema. Profilo siamo intorno agli 8 mm, il peso sfiora i 180 grammi, un telefono che dà una sensazione di solidità ma certamente non è eccessivamente ingombrante anche per gli standard attuali. Controllo del volume, pulsante di accensione qui sulla destra. Nella parte inferiore abbiamo l'altoparlante di sistema e il microfono, ecco anche qui una scelta che fa capire anche una tendenza molto al compromesso di questo telefono. C'è un connettore micro USB in luogo del oramai diffusissimo USB-C. Cosa molto importante, due cose molto importanti: c'è ancora il jack audio da 3,5 mm, molto bene, e un'altra situazione che apprezzo veramente sempre trovare, c'è il sistema dual SIM più l'espansione di memoria, quindi un carrellino triplo con possibilità di utilizzare due numeri di telefono senza dover rinunciare all'espansione di memoria, molto molto bene. Parte posteriore, il doppio sensore da 13 più 2 megapixel, abbiamo una fotocamera convenzionale, il secondo sensore da 2 megapixel invece si prende carico di gestire le informazioni sulla profondità di campo. Batteria 4000 mAh, ecco anche in questo caso abbiamo a che fare con un punto esclamativo di questo telefono, perché la batteria da 4000 mAh ha una capacità piuttosto buona, utilizzando il telefono anche durante le giornate iniziali dei test in cui lo riempiamo di applicazioni e lo aggiorniamo, non ha mai dato una sensazione di sviluppare un eccesso di temperatura. Il processore è in questa zona, si sente proprio appena appena che è un pochino più tiepido, ma direi che il funzionamento è ben bilanciato e il telefono ha un'autonomia certamente importante, si copre la giornata di slancio, la classica giornata di lavoro senza il minimo problema. Vi parlavo prima di un reparto hardware non potentissimo, andiamo a scoprirlo insieme. C'è un processore octa-core Unisoc
9863A con due bancate da 1,6 o 1,2 GHz, con 2 GB di memoria RAM e 32 GB di memoria di archiviazione. Se per il discorso di archiviazione problemi non ci sono, perché abbiamo l'espansione di memoria, i 2 GB di RAM certamente non sono tantissimi, ma come vi dicevo poco fa, possono beneficiare certamente di un buon lavoro di ottimizzazione del sistema e soprattutto del fatto che Android è nella sua distribuzione stock, quindi non è eccessivamente pesante da muovere e non è assolutamente un dettaglio. Vi parlavo anche delle varie impostazioni, quindi che sono legate alla presenza di Android Stock. Trovate alcune funzioni che Wiko ha inserito nel sistema, la gestione ad esempio a una mano, c'è il display ambient per poter visualizzare le notifiche, insomma tutta una serie di impostazioni. Ad esempio potete far scomparire il notch nella parte superiore o fargli cambiare anche la forma. Proviamo a fargli cambiare la forma, a me piace molto di più questa che abbiamo attivato. Si può lavorare sulla barra di navigazione proprio per le classiche gesture di Android, sulle impostazioni della home page. Insomma, c'è questo livello di personalizzazione molto molto leggero, ma di fatto il sistema operativo non viene eccessivamente appesantito. Lo vedete anche dalla grafica, è proprio un tipico Android stock. Volevo farvi vedere anche, ho preparato qui una cartellina che ho chiamato Wiko, c'è la presenza della radio FM, c'è una modalità semplificata di utilizzo per chi magari ha meno dimestichezza con il mondo Android e la possibilità di spostare le icone sul desktop, quindi una modalità semplificata. C'è anche un assistente integrato nel telefono che permette di liberare risorse, quindi di ottimizzare il funzionamento complessivo del dispositivo. Andiamo a eseguire i nostri consueti test. Partiamo dalla parte telefonica. Allora, io ho dentro al telefono una SIM O, ma chiamiamo Vodafone perché non so perché oggi il servizio clienti di O da sempre occupato. Ricordiamo che la chiamata al... Ok, era giusto per sentire anche la qualità acustica che non è eccellente, nel senso che ogni tanto ha qualche rimbalzo metallico, ma direi nulla che possa inficiare il corretto utilizzo di questo dispositivo, sia in capsula che per l'altoparlante di sistema. Il volume ha delle prestazioni direi medie tendente all'alto, quindi con un livello di volume abbastanza percepibile. La qualità, vi dicevo, non è proprio perfetta. Andiamo a vedere la navigazione internet. Apriamo il browser Chrome. In questo momento siamo sotto copertura di una rete Wi-Fi. Andiamo a richiamare la home page. Come si può vedere, poche scattosità, ci vuole un tempo assolutamente ragionevole per caricare tutti quanti i contenuti. Poi, come si può vedere, si può interagire senza problemi con tutte le pagine, senza difficoltà. Combinazione, c'è anche comparso il banner relativo a Wiko. Si naviga in maniera assolutamente gradevole, il display ha delle dimensioni direi sufficienti anche per riuscire a contestualizzare i contenuti da visualizzare. Insomma, davvero non ci sono reali problematiche. Andiamo a vedere in ultimo la doppia fotocamera che, come vi dicevo, è supportata da un doppio sensore da 13 più 2 megapixel. Allora, eseguiamo qualche scatto insieme del mio giocattolino colorato, poi andiamo a vedere anche come si è comportato in questa fattispecie. Da qui si può entrare nelle varie impostazioni, c'è la modalità ripresa notturna, da qui tutte le vere impostazioni basiche della fotocamera. Si può lavorare sulla risoluzione, sull'aspetto di forma della foto, se attivare o non disattivare ad esempio anche l'intelligenza artificiale. Ci sono anche alcuni pulsanti rapidi, da qui ci sono in questa fase ci sono i filtri creativi, la possibilità di attivare l'HDR e il rapporto di forma, che in questo caso è in 4 terzi, e anche la possibilità di forzare l'attivazione del flash. Modalità video, modalità fotografica, c'è anche una modalità bellezza nella parte superiore, ma anche la possibilità di lavorare sul diaframma, quindi c'è un diaframma elettronico all'interno del telefono, potete spostare, potete calibrarlo da F16 fino a F0.95. Vi può venire certamente in aiuto ad esempio quando avete necessità di eseguire delle foto con uno sfocato ben gestito, se
state gestendo un ritratto, ecco che vi può venire in aiuto anche questa modalità. Apriamo Google Foto per vedere le fotografie. Qui ci sono tutte le fotografie che ho scattato anche nei giorni e nelle settimane passate con questo telefono. Va bene, scusatemi, devo partire dal mio faccione. Allora, questa è una fotografia eseguita con il consueto inquadrescata. Si vede bene anche la presenza dei palazzi sul retro, che non sono per niente sfocati. Ecco, qui è praticamente la stessa immagine invece con la modalità ritratto. Vedete i palazzi e le piante dietro di me sono molto meno percepibili, quindi c'è una attenzione della fotografia sul mio faccione. Foto invece eseguite con la fotocamera frontale, c'è la possibilità anche di forzare uno zoom fino a 10x mi pare, ma che chiaramente, come potete vedere, tende a deteriorare i dettagli e con colori meno percepibili. Si comporta piuttosto bene nella gestione delle macro, guardate questa margherita. Ho utilizzato diversi telefoni quel giorno per eseguire queste foto e si è comportato anche direi in maniera più che valida questo Wico, che certamente ha un taglio un po' più economico. Qui la maglia, sì, quando si zooma qualche dettaglio è meno preciso. Andiamo a vedere anche il comportamento di notte. Volevo farvi vedere queste ultime due fotografie con la modalità notturna. Allora, qui questa con l'inquadrescata c'è una presenza del cielo, ahia, qui mi sa che non si vede benissimo in camera perché chiaramente è tutto nero, però fidatevi, c'è il cielo che appare un pochino più rumoroso, ci sono i dettagli meno percepibili. Con la modalità notturna tende un po' ad appiattirsi, il dettaglio risulta assai più visibile anche in questa zona di questo edificio rosso. Sicuramente c'è un miglioramento complessivo. Ovviamente è una fotocamera che dà il meglio di sé quando si scatta in perfette condizioni di luce, tende a soffrire di più quando si scatta al buio, ed è assolutamente normale che sia così per un telefono con queste caratteristiche, ma è uno smartphone che riesce a farsi utilizzare con piacevolezza. Pur in presenza di risorse hardware non eccessive, riesce a muovere Android con fluidità, con una velocità assolutamente sufficiente. Naturalmente, considerate, se acquistate un telefono di questo tipo, magari di evitare di sovraccaricarlo di applicazioni, perché chiaramente le risorse hardware non sono così muscolari come in altre situazioni. Vi ripagherà comunque con un funzionamento affidabile, con un ottimo livello di batteria e con alcune cose che credo sia bene rispecificare. Triplo slot, quindi doppia SIM più espansione di memoria, jack audio, vi ribadisco, un'ottima autonomia. Se non è un fulmine di guerra nelle prestazioni, credo che sia assolutamente perdonabile. Ci fermiamo qui per questo Wico che, come vi dicevo all'inizio, ha un prezzo di partenza di 129 euro. Un saluto da Ivan.